Ha tenuto appassionati e curiosi alzati in piena notte a tifare per lui e in molti si sono anche divertiti ascoltando le sue interviste spontanee dopo ogni gara. Parliamo naturalmente di Noè Ponti, che sta per salutare un 2021 olimpico indimenticabile, un anno che potrebbe regalargli ancora qualche soddisfazione. Prima però si è fermato per qualche minuto e si è raccontato a campioni. Il nostro Noè Ponti, che al debutto olimpico si presenta nella finale dei 100 delfino in corsia numero 3. Non capita tutti i giorni di potersi fermare e magari riguardare quello che hai fatto in un anno così intenso. Ti devi fermare prima o poi e guardare indietro, perché non puoi sempre guardare avanti, perché rischi di lasciar passare una cosa come se non fosse accaduto nulla. A marzo il mondo si è fermato, marzo 2020, però sono stato fortunato, perché se per un nuotatore di 28-29 anni un anno pesa, per un ragazzo di 19 anni, 18-19, è un'altra cosa, quindi poter avere un anno in più per crescere e diventare più forte sicuramente è stato d'aiuto, forse, e cioè, sì, sono stato fortunato in questo senso. Seneca diceva che la fortuna non esiste, esiste solo il momento in cui il talento incrocia sulla sua strada il momento giusto. Sicuramente ci deve essere il giorno giusto, momento giusto, devi proprio azzeccarle tutte, però un po' di fortuna la devi avere per fare quello, per esempio, che ho fatto io, perché si tratta di un decimo che separa me dalla medaglia e dal quarto posto. La partenza importante, perché deve cercare di restare lì subito attaccato alle gambe, alla vita di Caleb Dressel. La tattica di gara deve essere la stessa nella russo, proprio al fianco di Noè. Il tocco da parte di Dressel, poi Milak, c'è Minakov e adesso bisogna davvero darla tutta. Una vasca di ritorno importante, Noè, per andare a prendersi una medaglia. Non vorremmo sembrarvi blasfemi, ma qui c'è da chiamare in causa un altro personaggio biblico, perché Noè, questo è il momento di separarle, di aprirle queste acque per andare a realizzare qualcosa di incredibile. Il tocco da parte di Dressel, poi sì, sì! Noè Ponti, la medaglia di bronzo, una cosa pazzesca! Adesso bisogna avere solo un po' di pazienza. Ti piace, tra l'altro, il fuoco? Sì, molto. Cioè, mi incanto a guardarlo. C'è chi viaggia per tanti chilometri per trovare l'America. Tu l'America l'hai trovata a casa, l'hai ritrovata a casa. Non è stata una scelta facile sicuramente, perché inizialmente la vedevo comunque, come dico, una piccola sconfitta personale, non peraltro, però perché ho deciso di prendere questa strada e non è funzionata, e quando non funziona qualcosa è un po' ti girano, diciamo. Non è stata una decisione facile, ma è stata la decisione giusta. Per tante persone anche l'America non è funzionata, come altri cambiamenti nella vita, però piuttosto che dire non funziona, sono rimasti lì
per non darla per vinta a nessuno. Secondo me tu muori dalla voglia di fare una cosa. Mangiare un marshmallow. Sì. Dai, sono lì. Anche te se ne vuoi uno. Obiettivo non scottarsi le mani. Quello. Qui aspettavano tutti le tue gare, ma aspettavano anche un'altra cosa. Le mie interviste. Mi è giunta la voce. Ma saluto tutti a casa, tutta la famiglia, mamma e papà, sorella, sei a casa. Lo zio che mi dice sempre di salutarlo e questa volta lo saluto anche. Penso di valere molto, molto di più, cioè molto di meno se guardiamo il tempo. Forse mi cagavo sempre un po' sotto, scusate il termine. Non mi ricordo la verità, non mi ricordo neanche quello che ho mangiato stamattina. Pazzesco, sento ancora crederci. Cazzo, sono... Tranquillo, puoi fare tutto. Ma guarda, sì. No, alla fine mi divertivo a fare le interviste. Cioè, mi diverto ancora adesso. Non lo so, forse ero talmente felice che... dell'esperienza, di tutto, che proprio mi sono lasciato andare. Stavo vivendo le Olimpiadi come se fossero quasi un gioco, sembra, da come parlavo nelle interviste. Perché alla fine non sono una persona che è molto seria, diciamo. Cioè, seria. Mi piace scherzare e tutto, quindi mi piace il gioco. Sono un giocorellone, quindi... Sì, mi sono semplicemente divertito durante l'intervista. Giusto, divertito in acqua e divertito durante l'intervista. Sempre, ero sempre concentrato per le gare. Forse non sembrava, però sì. Oh! Si è alzato anche un po' di venticello, eh? Una cosa che ho sempre fatto con piacere è pensare agli altri e alle persone comunque che stanno meno bene di me. Sono un testimone della Corsa della Speranza. Corsa della Speranza che, per chi non lo sa, si occupa della ricerca contro il cancro. Ho perso la zia 6 anni fa ormai. Comunque sono un po'... come si dice, vicino a questa battaglia, e mi sembra che sia giusto che persone comunque che sì, anche forse un po' più conosciute di altre debbano far sentire o far sentire la propria voce. Mondiali in vasca corta. Cosa ti aspetti? Cosa significa? Corta, lunga, cosa cambia? Grandi obiettivi sono rivolti alla vasca lunga. Invece la vasca corta è un po' più per divertimento. Non sono neanche uno specialista della vasca corta. Però questi mondiali di Abu Dhabi penso che saranno una bellissima esperienza. Non sono mai stato ad Abu Dhabi, quindi... l'obiettivo è quello di rimanere in alto, sebbene sia vasca corta. Però in alto intendo sempre una possibile finale, top 8 al mondo. Sarebbe comunque un grandissimo successo. Perché Noè Ponti è un ragazzo speciale? Perché Noè Ponti è Noè Ponti. No. perché sono una persona normale, come tutte le altre persone. Non penso che il fatto che abbia vinto una medaglia Olimpiadi mi abbia cambiato come persona. E niente, siamo tutti speciali, abbiamo tutti qualcosa di speciale, noi esseri umani, penso. Quindi sì, sono speciale come lo sono anche le altre persone. Prova ad allargare le braccia. Riesci un abbraccio a... stringere tutti quelli che ti vogliono bene? Certo, certo. Venite qua. No. Sicuro. Cioè, fisicamente non penso di avere le braccia abbastanza lunghe, non sono come l'uomo dei Fantastici 4, però...
Sì, cioè, tutte le persone che mi vogliono bene, lo apprezzo tantissimo e voglio bene anch'io a tutti quelli che mi seguono e tutti quelli che, sì, fanno il tifo per me. E tutti ti dicono in bocca al lupo. Crepi il lupo. Nuotatina? Ma quasi quasi.